Cati News, ci salveremo puntando sull'etica e la deontologia, le uniche in grado di riportarci alla nostra missione, garantire il sacrosanto diritto alla difesa. Gli avvocati alla sfida dei tempi. La novità in arrivo riguarda proprio l'aspetto disciplinare. Basta giustizie casalinghe, sì invece ad un organo terzo, benché interno, come consigli distrettuali di disciplina. Insomma, si parte da un'autocritica per rendere più trasparente il sistema. C'è stata anche una certa campagna d'opinione non propriamente benevola. Su questo dovremmo fare anche noi un nostro profondo e sentito mea culpa, perché alcuni comportamenti non hanno favorito il veicolarsi di un'immagine corretta della professione dell'avvocato. Speriamo di riacquistarlo. È importante perché proprio in questo momento di passaggio da un aspetto, diciamo, estremamente, se vogliamo, artigianale della nostra professione a uno più imprenditoriale, ecco, in questo momento è maggiormente avvertito il bisogno di recuperare uno spazio di dignità, di affermazione anche per noi del nostro ruolo portante, fondamentale, direi anche con una componente etica in questa società. Che cosa si è sbagliato e che cosa bisogna fare? Si è sbagliato forse nel voler indulgere a certi comportamenti, a volte anche semplicemente per carenza di mezzi e carenza di lungimiranza di vedute. E in questo la riforma professionale affronta uno di quelli che è stato i nodi fondamentali, cioè la terzietà dell'organo disciplinare, che è sempre stato un po' accusato di costituire una sorta di giustizia domestica, per non dire addirittura casalinga, dell'avvocato. Oggi con la istituzione di prossimo avvenire dei consigli distrettuali di disciplina questo vuoto viene colmato, questo spazio viene annullato e anche questo servirà per recuperare credibilità e fiducia nell'immagine dell'avvocato.